Ragazzi, ciao a tutti, ragazze, ragazzi, aspiranti attori, attori in erba, eccetera, eccetera. Davide Marchetti, vi illustrerò rapidamente leggendo i ruoli comici a cui avevo pensato, così che ognuno di voi potrà dirmi in quale si identifica di più. In questo modo, velocemente, senza impazzire, cercheremo di fare qualcosa di bello insieme a livello artistico e creare della comicità in maniera abbastanza spontanea, perché la comicità è qualcosa di spontaneo, quindi ognuno di voi si sarà come ognuno di noi in tutto il mondo è comico. Dobbiamo tirar fuori la comicità giocando sulla esagerazione, quindi l'iperboli, esagerare, enfatizzare molto, no? Come a teatro, bisogna esagerare per far arrivare dietro la telecamera agli spettatori quello che vogliamo esprimere, ok? Andiamo con i ruoli comici, allora. Vi elenco prima e poi andiamo a analizzare. Primo, la pettegola che parla male di tutti. Secondo, il saputello che crede di essere bravo solo lui e di sapere tutto. Sapete quelli lì che so tutto io, bla bla bla, fanno proprio i sapientini. Poi, terzo, il cinquantenne provolone che ci prova con quelli più giovani, piano, no? Quarto, una ragazzina gelosissima del fidanzato, modello, quindi un bel ragazzo, che è circondato da tante spasimanti e si confida con una signora oppure con una suora o con un pretino, insomma, una confessione in un certo senso. Quinto, la suora o il pretino che fa appunto da confessore a tutti quelli, non solo la bella ragazza gelosa, la ragazzina di prima gelosa, ma a tutti coloro che hanno qualcosa da confidare, da confessare, insomma, una specie di persona che sa ascoltare e sa dare dei consigli. E questa suora o pretino prometterà a coloro che si confesseranno gratuitamente, senza spontaneamente, da loro di pregare, prometterà di pregare per tutti i problemi che le vengono o gli vengono confessati. Siamo al sesto punto, un malato di scatto compulsivo. Un malato che fa le foto a tutti in continuazione, una specie di sindrome da scatto compulsivo, no? Quelli che passano con la tecnica della mano, di una mano così, cioè, fotografo con una mano sola, in maniera molto spontanea. Proprio per non farsi notare. Sai, quelli che proprio non è ti chiedono, mettiti in posa, pum 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 pum, fotografano, intanto Cresino, il mio gattino, è andato via perché si sta scocciando nel mio gesticolare. Siamo al punto 7, la studentessa universitaria che ci asino di natura che non sa leggere la sua scrittura, mi diceva, la studentessa universitaria che si inventa lavori sempre nuovi per pagare l'affitto e le tasse universitarie. Quindi questa ragazza inventerà di essere una babysitter, di aver fatto la babysitter, la colf, la badante, quella che consegna le pizze a domicilio, la dog sitter, cat sitter, la venditrice ambulante, in nero, magari col cesto di lattine nell'acqua fredda, eccetera. Oppure vendere braccialetti, venditrice di braccialetti, venditrice di calzini dentro lo zaino, quella roba lì. Siamo al punto 8, signorina saggia, vegana e salutista che dispensa consigli a tutti in merito al mangiare sano, a come evitare le onde elettromagnetiche dei cellulari e dei microonde, su come fare yoga, passeggiare, una salutista insomma. Punto 9, va così. L'impiegata del call center, dalla vocina gracile e flebile e dai modi gentilissimi e pacati. E qui poi illustreremo la gag comica che la riguarda. Decimo punto, se non ho contato male, perché io qua non ho messo neanche i numeri, furba. L'impiegata del call center cafona, quindi esattamente il contrario. Qual era la prima voce grande, timidona, gentilissima, cortesissima. Così invece è l'impiegata cafona, nello stile e nell'abbigliamento. E non solo, è anche nel linguaggio, soprattutto. Questa che parla al telefono con i clienti masticando addirittura la cicca, poi parla a bocca aperta, parla dialetto romanesco, coatto, mi è venuto in mente il romanesco, potrebbe essere anche siciliano, campano, pugliese, lombardo, milanese, toscano, piemontese, veronese, chi più ne ha più di me. Però bisogna saperlo fare, un minimo, no?